Let's do it! Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati nella mia cucina italiana. Andiamo a fare i profiterol. Avete visto che foto? Che buoni che sono. Oh, Dio mio. Bene. Allora, la preparazione è molto semplice. Dovete preparare prima di tutto la base dei nostri profiterol. Li potete anche comprare quelli già fatti, però se li fate andrete a ottenere, dal mio punto di vista personale, più piacere poi quando li andate a mangiare, e anche poi insomma un divertimento maggiore. Per farli, quindi, i nostri bignè, che sono questi, potete tranquillamente seguire quella che è la ricetta all'interno del mio blog, del mio canale, del mio sito, e quindi una volta che li avete fatti poi avrete da fare due passaggi fondamentali. Quindi dovete andare a creare la glassatura, che è quella crema di cioccolato che si mette sopra, e per farla abbiamo bisogno di 250 ml di panna da montare, semplice, 200 g di cioccolato. Voi potete utilizzare sia il cioccolato fondente che il cioccolato al latte. Io utilizzerò cioccolato fondente, e poi in alternativa 20 g di burro, o se volete fare leggermente più leggeri, più delicati, potete mettere sempre il solito peso, 20 g di latte. Questo per quanto riguarda la glassatura. Poi per quanto riguarda invece il ripieno, dobbiamo andare a fare la panna montata. Per fare la panna montata a me non piace farla molto dolce, quindi abbiamo mezzo litro di panna, sempre da montare, e andiamo a inserire circa 20 g di zucchero. Questo poi dipende anche un po' da quelli che sono i vostri gusti, no? Di zucchero a velo, ovviamente. Dipenderà anche un po' da quelli che sono i vostri gusti, dicevo. Vi piace, ne potete mettere un po' di più, non vi piace potete anche non mettergli niente zucchero, perché comunque tutti i profumi, tutti i sapori già andranno a compensare. Allora, la prima cosa che andiamo a fare nella nostra preparazione sarebbe i bignè, quindi preparateli, guardate la video ricetta, ma mettiamoli da parte. Andiamo a fare la glassa, quindi andiamo a mettere dentro un pentolino tutti gli ingredienti, teniamo il fuoco medio e iniziamo a creare quella che è una sorta di crema di cioccolato, quella che poi ci servirà ad andare a mettere sopra. Bene, cominciamo dunque con questo. Ok, allora uno, perfetto, due e tre. Ok, perfetto. Allora iniziate a mischiare un pochino fino a che non vedete che il cioccolato inizierà a sciogliersi e la nostra crema sarà pronta. Continuiamo a mischiare, quindi lo teniamo sempre sotto controllo, fino a che non diventerà bello lucido e diventerà un corpo unico. Deve diventare una crema molto bella, molto lucida, quindi tutto il grasso contenuto all'interno del cioccolato, quindi il burro di cacao e anche quello della panna, inizieranno a legarsi. Guardate, piano piano inizierà quasi a filare. Non ve l'ho segnato, non ve l'ho indicato come ingrediente, ma ci sono anche 60 g di zucchero che andremo a inserire nel cioccolato. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Che profumo. Allora, una volta che l'abbiamo tirato fuori dal fuoco, continuiamo a mischiare in modo che il nostro cioccolato continuerà a legarsi, continuerà a evaporare anche. Questo passaggio servirà innanzitutto per raffreddarlo, per inserirgli un po' di ossigeno, per permettere al nostro composto di essere perfettamente amalgamato. Guardate come sta diventando, che comunque il nostro pentolino rimane caldo, ok? Vedete che bello? Ok, adesso lo dobbiamo lasciare raffreddare e intanto iniziamo a preparare la panna da montare.
Allora, uno dei segreti per fare in modo che abbiate la panna montata bella, soda, è quello di mettere la vostra panna e possibilmente anche il contenitore dove andate a battere dentro il freezer per almeno 15 minuti. Questo favorirà il montaggio e quindi diventerà molto più stabile. Seconda cosa, lo zucchero non lo andrete a inserire subito, lo andrete a inserire sempre verso metà, quando praticamente siamo già a metà del processo di montatura. Una cosa fondamentale, non utilizzare mai lo zucchero semolato, utilizzate sempre lo zucchero a velo, è importantissimo. Bene, allora incominciamo a montare la nostra panna, mettiamola dentro il nostro contenitore e poi a metà gli andiamo ad aggiungere lo zucchero. Ok. Zucchero, zucchero, perfetto. Allora, come fate a capire che è perfettamente montata? Beh, innanzitutto la assaggiate. Vedete se va bene di zucchero e poi dovete fare questo. Se non cade, allora siamo a posto, è perfettamente montata. Bene, adesso andiamo a riempire quelli che sono i nostri vigne e dopodiché aspettiamo che il cioccolato sia arrivato a temperatura ambiente e poi andremo a fare la composizione finale dei nostri profiteroli. Perfetto. Uno. Ok, perfetto. Allora adesso facciamo scendere verso la parte bassa della nostra sacca poche la nostra panna, la chiudiamo in questa maniera e cerchiamo di dare un giro e di fare uscire la parte di aria. Perfetto, vedete? A questo punto sta iniziando a uscire. Prendiamo un vignè, gli facciamo un buco, come gli ho già fatto io qua sul fondo, e andiamo poi a inserire la nostra panna. Una cosa importante è che una volta che noi l'abbiamo riempito così, poi li mettiamo tutti quanti su un vassoio e li andiamo a mettere in freezer. Li andiamo a mettere in freezer così come sono, ok? Ne facciamo un altro, lo riempiamo, vedete? Guardate com'è bello. Adesso li finisco tutti quanti, li andiamo a mettere in freezer perché comunque ci vorrà ancora una mezz'oretta fino a che il nostro cioccolato non avrà raggiunto la temperatura che noi desideriamo. Così verranno molto buoni. Perfetto, io li finisco e ci vediamo dopo. Allora, abbiamo finito, adesso li mettiamo in freezer per circa 20 minuti, il tempo che il nostro cioccolato raggiunga la temperatura ambiente, e mettiamo anche in freezer quella che è la nostra panna che è rimasta. Allora, incominciamo a prendere i nostri vignè e li passiamo dentro il cioccolato. Con un cucchiaio e una forchetta gli diamo un giro così, una volta che l'abbiamo messi dentro, e poi tiriamo su con la forchetta e li andiamo a depositare nel nostro piatto. Cerchiamo di partire dal centro, ok? E poi andremo a fare tutto quanto. Facciamo un altro, quindi li immergiamo dentro il cioccolato, così, tiriamo su con la forchetta, aspettiamo che termina di colare un pochino e via. Ok? Finiamo di fare tutta la preparazione e dopodiché andremo a fare un ultimo tocco finale con la panna montata che ci è rimasta. Perfetto, allora cambiamo la bocchetta alla nostra sac à poche, una volta che l'abbiamo finiti tutti, e iniziamo a dare dei ciuffi di panna un po' dove vogliamo, andiamo a coprire quelli che sono dei buchi. Una volta che l'abbiamo fatto, li mettiamo nel congelatore e vi lasciamo dentro per un'altra mezz'ora in modo che tutto quanto diventi ben compattato. Ok. Ta-da! Eccoli qua, sono pronti, guardate adesso come sono diventati belli lucidi, come si è addensato bene il cioccolato. E adesso dobbiamo solo andare a assaggiarli. Andiamo a vedere
andiamo a prendere uno. Vale. Wow. Con la mano, meglio. Bene, vi ringrazio per la vostra cortese e squisita attenzione. Adesso questi sono squisiti, deliziosi, insomma, approfitterò a chi non piacciono. La cosa positiva è che quando voi fate i vini e fate in casa riuscite a dargli una marcia in più, un sapore molto più buono, poi potete decidere di variare le dosi di zucchero, insomma la ricetta è fatta. E vi saluto, vi ringrazio per il vostro appoggio, per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima video ricetta. Vi ricordo di mettere mi piace sul video, di condividerlo con i vostri amici, di seguirmi sul blog, sul sito internet e niente, tante belle cose a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao!